Ciao, l'esercizio che ti spiegherò adesso è il numero 8 del mio ebook Easy Slap. In questo esercizio andremo ad alternare la corda vuoto con delle note prese in Emmeron. Questo è un utile trucchetto per aumentare di molto la velocità di alcuni licks. Partiamo con il La vuoto. Viene preso con un Emmeron sul Mi, prima sul Mi, poi sul Re, poi sul Do, sul Si invece battiamo il Si con il Thumb. Sono tutti ottavi, quindi 1, 2, 3 e 4. Attenzione a cadere bene a martelletto con le dita sulla corda, altrimenti l'emmeron risulterà avere un volume molto basso. Invece bisogna cercare di avere lo stesso volume o quasi che abbiamo colpendo la corda vuoto di là. Se non schiaccio bene. Quindi cercare un suono molto secco e con un buon attacco, quindi per averlo tenere le dita a martelletto sempre che facciano questo angolo. Come diteggiatura io parto col mignolo per il Mi, medio, oppure anche con l'indice. Sul Do vado con il medio e con l'indice sul Si. Nella seconda battuta abbiamo uno slide dopo aver colpito il Do. Quindi faccio il La a vuoto, colpisco il Do con un Emmeron e poi lo porto su con uno slide senza colpire più con la mano destra. Vado al La, alla tasto 12 corda di La e cerco di vibrarlo un po' in base alla velocità a cui sto andando. Proviamolo lento. C'è anche una variazione che propongo nel metodo ancora conteggiata come esercizio numero 8, in cui invece gioco sulla corda di Mi, quindi con il pollice sul Mi. In questo caso il Mi a vuoto, Si, La, Sol, Fa diesis, Sol, La, Sol, Fa diesis e riparto. 1, 2, 3 e 4, 2, 3 e 4. È un po' più facile il thumb perché non ho corde sopra, quindi non rischio di fare delle vibrazioni. Però la corda è un po' più spessa, quindi l'emmeron è un po' più faticoso, quindi è sempre molto necessario avere le dita bene a martelletto e colpire nel modo migliore possibile per avere un bell'attacco. Spero che questo video ti sia stato utile, dai un'occhiata ai miei lavori e ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo!